Ho chiesto a tanti amici, avendo avuto ottimi rapporti con i generali che hanno guidato l'arma, in particolare con l'ultimo che è Nistri, o anche con altri come Conforti, Zottin, che hanno guidato, e da ultimo anche Riccardi, con il quale abbiamo condotto un'operazione importante qualche ora fa, recuperando due, anzi li ho recuperati io, riconoscendo due capolavori di un pittore importante, un pittore piemontese nato a Moncalvo, Guglielmo Caccia, di cui è stata rubata nel 96, sono state rubate anzi due opere, una Madonna del Rosario, con delle bellissime immaginette del Rosario nell'arco sotto cui sta la Vergine, e una meravigliosa Annunciazione. Sono felice di aver contribuito a questo recupero e ogni tanto, come ho fatto con altri comandanti, chiedo notizia del nuovo comandante generale Luzzi, porta il nome di un grande poeta. Io ho molta fiducia nei carabinieri, quindi sono felice di parlare con loro e dare loro suggerimenti sul recupero di opere d'arte, come ho sempre fatto, e anche sul tentativo di risparmiarsi inutili azioni come quella di scoprire un Goya che non è Goya, scoprire un Leonardo che non è Leonardo, quindi sono disponibile sempre. Ma Teo Luzzi, andrò a trovarlo, mi ha colpito per una cosa, per la sua umiltà, perché uno diventa generale perché fa una carriera, quindi fa una carriera da sottufficiale, quindi arriva a luogotenente, oppure da ufficiale, quindi parte da tenente, capitano, cresce, fa esperienza, diventa generale a 50 anni, e comandante generale forse a 57, 58, 60, quindi ricordo un grande generale quando ancora non erano dentro l'arma come Federici. Ho sempre avuto buoni rapporti con loro, però non mi potevo mai aspettare quello che Luzzi ci ha detto nei giorni scorsi. Me ne sono accorto, ho cercato il giornale, ma forse l'avevo visto nei video che ti arrivano in anteprima. E quindi che cosa ci dice il comandante generale? Uno dice, guardiamo Draghi, guardiamo Geminello Alvi, guardiamo delle persone che hanno fatto esperienza su tutti i campi e in tutti i rami. E lui ci dice invece, incredibilmente, ma vorrò parlargli anche per questo, guardiamo Greta. Ecco, lì mi ha colpito molto, perché capisco che bisogna fare la transizione ecologica, la stronzata colossale che i 5 Stelle hanno imposto al povero Draghi, senza dare alcuna indicazione per salvare il paesaggio. Torno a Draghi dicendo evitiamo le paleoliche che distruggono l'Italia, la bellezza d'Italia ovunque, altro che transizione ecologica con un cazzo di ministro. E però c'è questo slancio verde. E allora il nuovo capo dei 5 Stelle, che si chiama Conte, è il Conte Verde. È tutto verde, però il verde non lo rispettano, anzi il verde lo rovinano con quelle macchine di merda, fotovoltaico, tutta questa robaccia, però il verde. E il verde è anche l'idea di un mondo migliore, di un mondo pulito, di un mondo che indica una ragazza di 18 anni, sostenuta da potenti multinazionali, che è arrivata anche da noi e che ha determinato una moda. Possiamo dire che è la Ferragni dell'ambiente, Greta Thunberg. Ma come qualcuno può dubitare della Ferragni, credo che un generale come sarebbe Figliuolo, il quale Figliuolo, benché abbia un nome di una persona che è figliuolo e non è padre, si guarderebbe bene dall'ascoltare i suoi figliuoli. Invece Teo Luzzi dice ascoltiamo i nipoti, i nipotini, Greta Thunberg. E gli dico, scusi, ma qual è il pensiero di Greta Thunberg? Lui qui lo dice, guardo i ragazzi come Greta perché dobbiamo imparare da loro. Veramente dovremmo insegnare a loro, non imparare. Se cominciamo a imparare dai diciottenni, possiamo imparare a drogarci, imparare a fare l'amore fra persone dello stesso sesso, tutte cose che dei giovani corrono. Testimoniano l'importanza di contrastare il cambiamento climatico e di riscattare la terra dall'inquinamento. Ma non c'è bisogno di Greta, c'è bisogno soltanto del buon senso. Quindi generale, faccia il generale, eviti Greta, eviti le diciottenni, da ogni punto di vista. Si occupi dei suoi coetanei, guardi ai maestri, guardi ai filosofi, legga Giulio Torello, legga Roberto Longhi, legga Draghi, legga Ciampi, legga Einaudi, legga Croce. Non Greta Thunberg. Non vorrei che non esserci visti in tempo l'avesse portato sulla strada sbagliata. Ai figli si insegna, ai figli si dice cosa fare, non si impara da Greta. Se lei impara da Greta, perché è diventato generale? Perché ha fatto una carriera? Ecco, vorrei dirle questo con tutto l'affetto possibile, ringraziando il generale Riccardi per aver recuperato dei capolavori. Continuerò a farlo con voi, ma prudenti. Leonardo è Leonardo, Goya è Goya, e Greta Thunberg è Greta Thunberg.
non è un capolavoro, è una ragazzina. Non impari da lei, impari dai grandi filosofi e dalla storia.